Buongiorno, professoressa. Buongiorno Simone. Sono passati ormai 72 anni dall'emanazione della Costituzione Repubblicana. I tempi sono cambiati, la società è mutata. Generazioni si sono susseguite, generazioni italiane ed italiane, anche molto differenti tra di loro. Però la Costituzione è rimasta lì, ferma, come un punto fisso. La mia domanda è, ma effettivamente, nel mondo attuale, adesso, la Costituzione italiana è ancora così tanto importante? Allora, le costituzioni in generale sono importanti, la nostra è stata e spero continui ad essere un punto di riferimento fondamentale, non solo perché tecnicamente la Costituzione si pone come la più importante fonte del diritto, la fonte del diritto per eccellenza, talmente forte addirittura da limitare la sovranità popolare. Ricorderai il secondo comma dell'articolo 1 che recita che sì, la sovranità appartiene al popolo, ma la deve esercitare nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione. Ma non è solo questo. La Costituzione è l'insieme di quei 139 articoli, letti singolarmente, letti nel loro insieme, che costituiscono una miniera di risorse preziose, una dotazione, un patrimonio di diritti e di doveri, quei doveri di solidarietà economica, sociale, che il vivere insieme ci pone ancor prima di imporci. E poi la Costituzione e soprattutto i lavori dell'Assemblea Costituente ci restituiscono oggi un'arte che è stata probabilmente dimenticata, che è l'arte del compromesso, cioè quella di rinunciare ad una parte di sé per la costruzione di una casa comune. Padri e madri costituenti erano diversi, provenivano da ideologie diverse, erano comunisti, socialisti, repubblicani, liberali, avevano diverse visioni del mondo e dello stare al mondo, ma ognuno di loro ha dovuto rinunciare ad una parte di sé, della propria narrazione del mondo, per costruire una casa comune. Nessuno era depositario della verità in assoluto e in alcuni casi il compromesso è veramente sublime. La natura di quel compromesso è generalmente molto alta. I costituenti e le costituenti hanno individuato i punti nodali delle problematiche che avevano attraversato gli anni precedenti. Pensa per esempio al conflitto tra capitale e lavoro, tra il diritto di impresa e la tutela ambientale. Però con occhi e spirito rivolti sempre al futuro, alla costruzione di una società più giusta. Spesso quando si parla di Costituzione si finisce a considerarla quasi come un documento fuori dal tempo. Eppure la Costituzione nasce in un momento ben preciso della storia e i padri costituenti sono posti degli obiettivi ben precisi. La mia domanda è, ma effettivamente la società civile è riuscita a rispettare quelle intenzioni dei padri e delle madri costituenti? Allora, le costituzioni sono nel tempo, le costituzioni non sono mai fuori del tempo perché non sono oggetti morti. Poi si tende a pensare che le costituzioni siano un po' come funghi, cioè che possono sorgere dall'oggi al domani, e invece le costituzioni sono figlie di un processo importantissimo che è stato il processo del costituzionalismo, che è una tecnica di limitazione del potere attraverso del potere politico, attraverso il diritto, attraverso il dato giuridico. Pensa per esempio, una buona parte della prima parte dell'Ottocento è stata tutta una storia, un anda e rianda di sovrani che avrebbero voluto continuare ad esercitare il potere in via assolutistica, invece nuovi gruppi sociali, a quell'epoca era la borghesia, che invece non sopportavano più quell'assetto di poteri. Ma poi è stata alla fine dell'Ottocento, ai primi del Novecento, è stato il proletariato a pungolare e bussare alle porte dei parlamenti per esigere il diritto di voto e per contare. Parlavi di criteri precisi o comunque di obiettivi precisi da parte del Costituente. Guarda, in realtà la prima parte della Costituzione è più incentrata sui principi, e i principi nella loro astratta purezza non entrano mai in conflitto. È nella pratica attuazione dei principi che ci sono i conflitti, ma va bene, perché quando ci sono i conflitti significa che i principi vivono nella realtà, incidono nella vita di ognuna e ognuno di noi. Se la società civile abbia o meno imparato qualcosa da padre e madre costituenti, io voglio pensare di sì. Voglio pensare che ancora siano di più le persone che detestano le discriminazioni e che tendono ad una giustizia sociale rispetto al contrario. Un'affermazione quasi banale, molto ripetuta e sentita nel dibattito politico quando si parla di Costituzione. Si dice che la Costituzione italiana sia la più bella di tutte, la più bella al mondo. Ma è lecito pensarlo davvero? Ma di lecito è lecito pensare, però è un po' come dire cercare l'uomo più bello al mondo o la pizza più buona al mondo.
In realtà a me questa espressione ha sempre fatto un po' sorridere, l'idea che ci sia un podio delle costituzioni più belle al mondo. Quello che rimane è che quella Costituzione è la nostra Costituzione, è figlia della nostra storia, che è una storia però che si inserisce in una storia più grande che è la storia europea. È il frutto, come dicevi prima, è il frutto delle lotte, è il frutto degli scioperi repressi nel sangue. È il frutto delle purghe durante l'epoca fascista, perché la nostra è una Costituzione antifascista. Ciò che accomunava padre e madre costituenti era l'antifascismo. È probabilmente anche il frutto di sognatori e di sognatrici che avevano avuto in eredità un mondo ingiusto e non se la sentivano di lasciare quel mondo così ingiusto alle generazioni future. Ci sono alcuni articoli che probabilmente sì, sono tra i, potrei dirlo, tra i più belli al mondo. Penso per esempio all'articolo 2, laddove si dice la Repubblica riconosce e garantisce. Questa attenzione ai verbi è straordinaria, perché non basta riconoscere ma occorre garantire i diritti inviolabili. E come si garantiscono? Attraverso una strutturazione istituzionale che è contenuta nella seconda parte della nostra Costituzione e attraverso una magistratura autonoma ed indipendente. E quindi, se non è la più bella Costituzione al mondo, continuo a dire, è la nostra Costituzione, è parte di noi ed è uno di quegli oggetti che io continuo a pensare sia un punto di riferimento essenziale anche per le future generazioni. Dovremmo soltanto ritrovare il coraggio di prendere più sul serio le parti più innovative della Costituzione che, ahimè e ai noi, oggi soffrono moltissimo. Simone, adesso sono io a fare una domanda a te. Perché sei così appassionato di Costituzione? Hai solo 25 anni. Ma guardi, i motivi in realtà sono due. Uno dal punto di vista prettamente emozionale, emotivo, e l'altro dal punto di vista prettamente pratico. Dal punto di vista emozionale e emotivo è perché io la Costituzione non la leggo come articolo freddo, scritto e basta, ma io associo gli articoli della Costituzione alle lotte, alle battaglie dei nostri nonni, dei nostri padri, che hanno lottato per arrivare a una società migliore, a una società fatta di libertà e di uguaglianza. Dunque, visto sotto questo punto di vista, in realtà l'età è solo un numero, cioè potrebbe appassionare un 25enne come un 30enne, come un 50enne allo stesso identico modo. Invece sotto il punto di vista prettamente pratico, io credo che studiare la Costituzione, la conoscenza della Costituzione, significhi conoscere le regole del gioco della politica. E dunque avrei la possibilità di attuare un'analisi più precisa e accurata dell'attualità politica, quindi conoscere i limiti di quel determinato uomo politico, di quel determinato partito, di quella determinata istituzione. E credo che questo sia un dovere civico di qualsiasi cittadino, di qualsiasi studente che vuole appassionarsi. Grazie. Allora, lui è Simone Paolo Crocco, uno studente di scienze politiche della Triennale di Scienze Politiche, ora iscritto alla magistrale di Scienze dell'Amministrazione e tutor per istituzioni di diritto pubblico in un POT a Scienze dell'Amministrazione. Lei è Donatella Loprieno, professoressa di istituzioni di diritto pubblico a Scienze Politiche e Servizio Sociale al DISPES.